non in plastica. Credo che vadano conferiti se sono ingombranti. Nella plastica? Togliendo via la batteria, se ci sono delle batterie. Sì, ai centri di raccolta, quanto mi risulta, ecco, dai bollettini che io ho letto che ci sono recentemente arrivati dalla CEGAS. Tutto quello che è plastica, che non sono contenitori, è indifferenziato e dunque non riciclabile. La plastica, raccolta plastica, penso. Penso nei rifiuti di plastica, comunque non ho bambini per cui non mi sono posto il problema. Nella plastica credo. Dipende dalla plastica, potrebbe andare nella plastica, ma in realtà va in quello della indifferenziata. Li metterei nella plastica, nelle bottiglie li metterei, però andrei all'ecocentro. Ecocentro. Bisognerebbe scorporarli dalla parte metallica, perché per esempio se io prendo una macchinina in plastica con delle assi metalliche che sostengono le ruote, devo scorporarla, quindi la plastica la metterei nella plastica e quel metallo, non so, me lo tengo. Ma quelli io metto nell'umido, cioè non nella carta? Nell'indifferenziata. È carta chimica, quindi dovrebbe andare in non riciclabile. Nella carta. Ma nella plastica, perché è un po' plastificato. Indifferenziata. No, non se li butta via, scontrini fiscali. Nell'umido. Nella carta. E no, non nella carta, perché mi pare che è carta chimica. Nella indifferenziata. Forse, non so se con la carta o con la plastica, non te lo so dire. Se è carta chimica, non credo che possa andare nella carta. Non lo so, li salvo per la finanza, non saprei dove metterli, sinceramente. Là, qui c'è l'unico a Trieste, anche quello c'è troppo poche le pile, contenitori per pile. Negli appositi bottini per le pile esaurite. Nel contenitore delle pile esaurite. C'è un apposito cassetto dove si raccolgono le pile? Beh, il raccoglitore delle pile, quelli con sacchetto a casa. Quello sono i cassonetti apposta per le pile, presumo. Sì, anzi sì, di sicuro, ce n'erano almeno. Adesso non so se ce n'erano ancora, perché comunque batteria acido, quindi devono andare nel suo scomparto, nella sua spazzatura. Indifferenziato. No, le pile esaurite vanno messe a parte in appositi contenitori dislocati in città. Ah, batterie ha un negozio che vende queste cose? Nell'apposito contenitore delle pile esaurite. E quello è un problema, di solito li lascio in farmacia. I contenitori adatti davanti alle farmacie? Quelli non so perché non ho mai fatto. Da noi si mettono in farmacia, loro poi lo riciclano. Nella plastica metterei. Indifferenziato credo sempre i medicinali. Questo non lo so, forse in quelli non riciclabili. No, noi li ritiriamo e li prendiamo per andare a ballare a Fabric. Scusa. Cioè, noi li utilizziamo quelli, per noi non è un rifiuto, è una risorsa. E non vanno nella plastica, mi sembra. Ma non so dove metterli, tra parentesi. Se uno li lava prima, poi li mette nel contenitore per la plastica. I piatti non vanno nella plastica. Puliti. Nel contenitore della plastica. O nei rifiuti indifferenziati. Anche questi non sono riciclabili, dunque indifferenziata. Sono quelli che ci pesano. Lavati in plastica. Nell'indifferenziata. Nella plastica, sempre uno se sporchi, insomma. Sì, però sporchi o non sporchi, puliti. Perché sai che devono essere pulite, certo. La plastica, i piatti, per prima di essere buttati nella plastica. Quindi bisogna buttare nei rifiuti urbani il mangiare e poi nella plastica i piatti puliti, in teoria. Nell'indifferenziata? Quello è difficile. Credo nell'organico, però sì credo. Dipende dal materiale in cui sono, però generalmente quelle bianche nell'organico. Io cerco di pulire anche le cose in plastica, insomma, prima di buttarle via. Li metterei nella plastica, così a intuito, ma non lo so, non sono molto sicuro, non lo so. Non lo so, francamente. Sicuramente non giù dal lavandino, e vanno portati nei centri di riciclo o comunque di smaltimento per gli oli. Non vanno gettati negli scarichi, né del lavandino, né della toilette, del WC. Io lo risolvo mettendoli in appositi contenitori, però purtroppo, devo dire purtroppo, perché se fossero più accessibili i centri di raccolta, li porterei lì. Non lo uso e non saprei veramente. No, questa qui sono impreparata. Porca, quelli sinceramente ancora vanno giù per gabinetto perché non ho dove metterli. Nei contenitori per olio consumato, diciamo. Nell'umido.
Di solito io quelli vanno di su nel lavandino. Okay. Alla discarica dove porto io puntualmente, dove ci sono i centri di raccolta dei non putrescibili, di cui ne abbiamo a Trieste, come lei ben sa se fa queste interviste, sparsi per il territorio. Ne abbiamo uno vicino a casa mia in via D'Aviano e io puntualmente porto lì tutto quello che è materiale, spero riciclabile, poi qualcosa va nel come lo chiamano, nel voluminoso, poi punto domanda. È la raccolta dell'olio, nel contenitore d'olio che va in discarica. E quelli pure vanno consegnati, le discariche non si possono buttare via direttamente. Non frigio, allora non so, magari in benzinaio o, sì, o fare sapone. No, non li differenzio, cioè li metto nello scarico, sarà una cosa bestiale. Dovrebbero essere stoccati a parte, però diciamo è nell'umido, dovrebbe essere, però è molto difficile. Ecco. In teoria dovrebbero andare scaricati a parte, ma qua in Italia non c'è il contenitore per l'olio a parte, quindi non o nel gabinetto di solito facciamo, oppure non lo so. Ci sarebbe, gli oli andrebbero portati in un apposito centro, se non sbaglio, tutti gli oli, compresi quelli delle macchine. Se uno fa una frittura, sinceramente parlando, una volta l'anno, insomma, è inevitabile che questa cosa cada nel lavandino. Insomma. Oli di frittura di solito vanno giù per il water. Attualmente la Laura lo butta nel water. Non è vero, ho fatto sapone io con questo. Hai fatto sapone? Sì, si fa il sapone. Qui mi coglie un po' in castagna. Bisogna andare al centro raccolta oli di frittura.